graditissimo ospite dei nostri studi questa sera è il signor Giovanni Cilia, ragusano d'Australia. Lei, signor Cilia, si trova qui in vacanza, abita a Melbourne ed è stato il primo presidente dell'Iblea Social Club. Sebbene non abbia vissuto per molto qui a Ragusa, però i legami, le amicizie e i parenti che ci hanno dimostrato tanto affetto in questi pochi giorni che siamo stati qui ospiti loro, ci fa apprezzare veramente questo senso di ospitalità che il popolo ragusano ha sempre avuto. Quindi per noi è un invito a ritornare nuovamente in questa nostra terra, sebbene siamo noi ormai in un paese che lo consideriamo la seconda patria, perché dopo 39 anni che si vive in un paese e si ha una famiglia, le radici ormai sono fisse là. Noi oggi celebriamo il 20° anniversario quest'anno della fondazione del club. Il primo presidente è stato un certo Roll, quindi è stato soltanto un presidente provvisorio, ma il primo presidente eletto sono stato io e sono stato presidente per 14 anni e l'ho fatto con piacere, perché mi ha dato quella soddisfazione di riunire la comunità ragusana di Melbourne e della provincia, che è una comunità laboriosa, onesta e che si è fatta avanti, si è fatta apprezzare in un paese come l'Australia. Siamo al Museo regionale di Camarina col direttore dottor Giovanni Di Stefano. Un gemellaggio al quale abbiamo attivamente partecipato come Museo regionale di Camarina, portando in giro per circa un anno una mostra fotografica sulle ultime scoperte fatte nel mare di Camarina. Un violento incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi all'interno dei magazzini dell'Enel ubicati proprio sotto il Cinema 2000 a causare l'incendio che ha impegnato per più di 2 ore 2 squadre di vigili del fuoco del comando provinciale. È stato a sua volta l'incendio di un'autovettura parcheggiata all'interno del magazzino. Presidente Dumino, quest'anno forse può essere l'anno giusto per farlo. Abbiamo delle concorrenti molto agguerrite, vedi il Belpasso, vedi il Cuzzi Catania, i quali si sono molto rinforzate, avendo preso dei giocatori dalla Fiamma che non si è più presentata, avendo preso di qua, cercano in tutti i modi di ostacolarci il più possibile. Partiamo da favoriti, la cosa a me non sta bene, perché io preferisco, cioè noi preferiamo comunque partire non da favoriti ma da un outsider. Noi riusciremo a fare bella figura e questa è la cosa che a me interessa più di tutti. Io da quando che faccio l'allenatore non ho mai visto una squadra militare in un campionato dove è 2 volte più forte delle altre e non riesce ad esprimersi, perché ripeto, ci sono momenti che si blocca. Vedi le sconfitte che abbiamo subito a San Gregorio il primo anno, l'ultima in classifica, vedi la sconfitta che abbiamo subito a Milazzo l'anno scorso con l'ultima in classifica. Poi magari il Milazzo viene a Ragusa e prende 56 punti in 30 minuti, quindi allora a questo punto qual è la verità? È importante riuscire a fare quadrare questo cerchio, riuscire veramente ad imporre il proprio gioco, e la squadra ha i mezzi per farlo. La caratteristica del gioco di Lambruschi è quella che prevede molti molti tiri dalla lunga distanza, per cui noi ci siamo subito adeguati e è stato anche molto divertente per noi. Domenica si va a Gorizia, cosa ne pensi di questa partita? Ma è veramente uno scoglio molto difficile, probabilmente la partita di Gorizia dirà veramente quali possono essere le nostre ambizioni, le nostre possibilità per il futuro, perché certamente fare una buona partita e riuscire a vincere a Gorizia sarebbe molto molto importante.
Spadola Lucilla? Ieri è stata tre. Lucilla? Lucia. Luciuzza. Ieri è stata scritta, mi dispiace. Poi è da 3 anni io che ho la destra, Leone. Mi dispiace, nel 93 ieri ci ha portato questo. Questo è un primo errore, gradirei che comunque cominciamo a scrivere gli errori commessi. E poi scriviamo quelli precedenti anche. Scusi, perché Cinci è socio da 3 anni. Ora gli ho rifatto la testa. Poi si presenta nuovamente per votare. Ce ne sono 3 che hai dimenticato purtroppo. Comunque tu sai che è iscritta e sai che regolarmente è iscritta, quindi non dovrebbe essere un problema. Perché se dobbiamo metterci più a stesso. Molto lontano. Tu sei un portavale del Salvatore. Non è in regola neanche così, perché dovrebbe oggi fare un sacco di cose. Comunque facciamo soltanto una votazione. No, ancora non abbiamo detto se facciamo una votazione, se non c'è quella in cosa, però non ce ne do. Segue questi ordini, chi decide? Esiste un consiglio, un certo numero di persone che prendono queste decisioni o è una persona sola che prende queste decisioni? Questo è il discorso. Noi da 5 anni ci riuniamo ogni giovedì oltre. Professor Ricca. Abbiamo 2 classi, una di 28 e una di 30 alunni con 10 laboratori attivi per l'informatica e 10 attivi per la contabilità. Non si riesce sicuramente a poter insegnare con serenità e soprattutto con utilizzazione reale di quelli che sono gli scopi specifici di questo corso. Ci crea problemi sia per quanto riguarda le lezioni normali sia per quanto riguarda i laboratori, perché diventa difficile poter portare avanti un'attività didattica valida. Quest'anno ci sono delle motivazioni in più, secondo me anche corrette, andrebbero portate avanti probabilmente con sistemi diversi da quelli che possono essere l'occupazione dell'istituto e quindi comunque un danneggiare loro stessi, perché fanno comunque neanche quel poco di attività didattica che potrebbero fare. Però in parte mi sento di condividerli per la semplice ragione che effettivamente lavorare in queste condizioni diventa difficile per noi, ma soprattutto per loro. Forse l'acquisto di 3 nuovi computer può bastare? Può solo tamponare, è come una piccola falla, poi però ce ne sono tante altre che si riaprono. L'unica cosa che può servire in questo momento è il reale sdoppiamento delle classi, è quello che ci darebbe la possibilità di poter operare con una certa serenità. Una classe di 30 persone in 9 computer non possono lavorare, il professore oggi ce l'ha detto, io non vi porto in laboratorio perché è impossibile, 3 per computer, una lavora e gli altri 2 guardano e alla fine dell'anno non sanno fare niente.